Noi con grazie il per... RIS, i carabinieri del RIS, guanti, ossa, c'è cioè di tutto, ovatta, non lo so, illuminol dov'è? Qual la polizia scientifica quotidiana, questo è quello che stai cercando di fare ma oggi, no, Valerio? Una cosa molto più semplice che può essere fatta dentro le case di chiunque abbia dei residui di... o degli scarti alimentari. Io lo voglio far vedere perché sì, dopo li prendiamo. Si è presentato così oggi Valerio Rossi Albertini, sì, sì, sì. Fisico del CNR, lo ricordiamo, persona rispettabilissima, seria, informata, divulgatore scientifico, oggi ha voluto offrirci questo spettacolo qua. E adesso lo faremo vedere anche meglio. Il concetto è questo, che... Cioè, disossiamo sappiamo, un pollo in diretta. No, che il pollo è già disossato, perché quando facciamo quando i nostri pasti normali, ci sono quasi fatalmente dei residui. E questi residui, che di solito vengono scartati, potrebbero essere invece utilizzati ad uno scopo, per concimare giardini, terrazzi ed eventualmente, chi se lo può permettere, prati. Piante sane e rigogliose senza... chimica. Esattamente. Ma le ossa come possono essere... E adesso ti faccio vedere tutto quanto. L'osso è forse l'ultimo elemento. L'idea è proprio questa. Io sono uno scienziato, un chimico fisico, quindi figuriamoci se posso parlare contro la chimica. Ma l'eccesso di chimica, la chimica usata indiscriminatamente, purtroppo sta inquinando i nostri campi e i residui di alcune sostanze chimiche ce li ritroviamo all'interno degli alimenti. Questa è una maniera per dare un colpo alla botte e uno al cerchio. Riutilizzare gli scarti alimentari che fatalmente ci sono su ogni tavola e alla stessa maniera alleggerire, per così dire, i nostri prati, i nostri campi dall'eccesso di sostanze chimiche, soprattutto i cosiddetti ammendanti, cioè quelle sostanze che favoriscono la produzione di generi vegetali e di concimi. Perché il concime adesso è quasi tutto chimico, mentre invece una volta, lo sappiamo bene, era di origine organica, naturale. Proviamo a vedere come nelle nostre case potremmo ritornare a questo. Stiamo parlando del compost. Il compost è una miscela di sostanze organiche, le quali sono formate appunto dai residui. Vediamoli un attimo, quali possono essere. Ma ha qualcosa a che vedere con l'umido? Sì, con l'umido. Infatti, questa è un'alternativa che molti comuni promuovono, cioè di riutilizzazione degli scarti organici piuttosto che lo smaltimento come viene fatto di solito. In molti comuni, infatti, c'è uno sconto sulla tassa per i rifiuti solidi urbani nel caso in cui la famiglia decida di riutilizzare la componente umida. E che cos'è quest'umido? Allora, abbiamo detto, per prima cosa, i scarti alimentari. Qui una pagnotta secca, qua del pan grattato. Qua ci sono... Cereali. Cereali, perfetto. Trofie. Addirittura, pasta, genericamente. Pasta è un'altra componente che molto spesso viene utilizzata in maniera impropria perché poi viene buttata. Ma volevo farvi vedere che in realtà questa è una plastica brodo. Particolare, queste sono le nuove plastiche biodegradabili che quindi sono fatte di materiale organico e possono essere utilizzate a quelle questo scopo. Quelle che di solito ci si rompono per strada mentre sei in giro. Le buste non buste. Crollano. Le bustine del tè. Anche queste possono essere utilizzate. Queste, vedi, le nostre di ogni mattina. Sì, esatto. Certo, certo. Ma perché è anche una maniera per mettere tutto quanto insieme. Qua abbiamo della carta, dell'ovatta, cotone idrofico. E qui cartone. Cartone. Ma anche tessuti. Tessuti. Cotone. Proprio... Cotone, lino. Questo qua è un tessuto naturale, l'importante è che non sia colorato di sostanze artificiali. Ma volevo concludere proprio dicendo che in questo compost, che può essere messo in giardino o in terrazzo, tutta quanta questa roba insieme, rimescolata e lasciata maturare, perché ovviamente i microorganismi devono fare il proprio corso, sono i microorganismi cosiddetti aerobi, cioè quelli che hanno bisogno dell'aria, ragione per cui va rimescolata questa sostanza. Quanto ci vuole per farlo? Questo dipende, per un compost la prima fase sono poche settimane, 2 o 3 settimane, poi per la maturazione, per far sì che diventi un concime veramente molto nutriente per i campi, anche periodi di tempo più lunghi. Quindi ci teniamo in casa la spazzatura di una settimana? No, non in casa, fuori, all'aria aperta, perché infatti, ti dicevo, è aerobo, cioè deve poter respirare tutto quanto questo materiale. E volevo concludere dicendo che anche i residui alimentari, le carni, per quanto vadano messe con moderazione perché possono produrre anche degli odori poco gradevoli durante la decomposizione, ma perfino le ossa.
Allora, veniamo al motivo. Questo è un osso di pollo normale, tranquillo, non succede niente. Ho spezzato un osso di pollo e vediamo che l'osso di pollo ha una sua rigidità. In questa forma non è adatto ad essere inserito nel compost. Ma se lo lasciamo per un po' di tempo in un acido, 22 tipo anni. No, basta una notte nell'aceto. Ecco qua, questo è l'osso, ma è un osso. Wow. Che adesso si può addirittura annodare. Eccolo qui. Beh, ma i bambini a casa impazziranno. Per questo qua, basta metterlo a mollo nell'aceto per una notte intera e a questo punto può entrare a far parte del compost. Entrano non Umberto e Vendetta a far parte del compost. No. Facciamo entrare. Grazie per l'istruzione. Suona un po' brutto, suona. State attenti. Sì, ho è un attimo che si finisce dentro. L'osso di pollo è un attimo. È un attimo. Sì, noi siamo qui per dire che arriviamo fra un po', nel senso che ci dobbiamo riprendere un cioè, po' dal compost. Un po' di ritardo, sì. Questo ci sta oggi per sì, un pochino di ritardo. Sì, siamo alle 11.50 oggi. 11.50, però sempre solita formula, quindi parleremo di sport, poco, ma quel poco che basta per entrare nel 72. Nel 72, con tutte le cose che sono successe nel 72, ce ne sono le elezioni anticipate, per però esempio. L'anno migliore è 72.